Buongiorno a tutti, allora siamo quasi a Natale, oggi il nostro cliente ci ha portato due obiettivi rari, ma veramente rarissimi. Questo, allora apriamo prima questo qui, e semplicemente Summaron 28 mm 5.6, però black paint, questo qui ne hanno fatti pochi, 500 esemplari al suo tempo, ma pochi anni fa, 4 anni fa, abbiamo venduto, il prezzo era 2.900 euro e ne abbiamo venduti un po'. Guardate che bellezza. Allora, questo qui è black paint matte, cioè come anche quello che stanno facendo anche l'ultima Leica M6 o M11, che è black paint ma matte, cioè proprio non ha quella lucidatura pazzesca come tipo Millennium, no? Questo è semplicemente una replica della Summaron 28 mm 5.6 lenti, e sono 6 lenti, però guardate che bellezza, ma che bellezza! Mamma mia, ma molto bella. Bene, questa è un pezzo. Poi c'è anche scatola, anche esterna, cioè, sempre stessa persona, appassionatissimo, ci ha portato questo obiettivo. Guardate, 28 mm su Micron asferico, ma questo è black paint. Ne hanno fatti solo 450 pezzi. Credetemi, è talmente raro che credo in Italia siano arrivati solo 3 pezzi. Allora, ne hanno fatti 450 pezzi, quindi noi ne abbiamo ordinati, cioè tipo un po' di esemplari, no? Cioè, sperando che almeno 2-3 venga consegnato. No, col cavolo, non sono arrivati. Cioè, non abbiamo... Allora, questo esemplare io l'ho comprato in Giappone. Avevo ordinato il Leica Store di Kyoto e ho scritto, cioè va bene, allora, cioè, poi sono andato in Giappone, sono andato a comprare a Leica Store. Ok? Cioè, un rivenditore, no? E che... cioè vanta di essere un grande appassionato e che vende anche tantissimi pezzi e che deve andare una Leica Store in Giappone a comprare. Vabbè, ok. Questo 28 mm Summicron mi era così tanto, mi ha affascinato tantissimo. Io normalmente mi affascinano gli oggetti vintage, così diciamo, no? Negli anni 60, anni 70, black paint, cioè proprio quel M3, M2, M4, black paint, cioè quella roba lì, cioè mi affascinano. Ma questo qui mi piaceva talmente tanto che lo volevo assolutamente, perché guardate, paraluce, non quello paraluce, no, che si mette qua, no, paraluce incorporato. Poi guardate, c'è questa bellezza di questa parte, non c'è scritto niente, c'è proprio bello pulito e tutto nero, e c'è questo, c'è, no, bianco, c'è proprio pallido, c'è veramente... Non è bianco questo qui, no? Cioè poi pallino di riferimento è sempre nero. Cioè guardate, piccolino veramente, ma veramente piccolissimo. Questo è 9 lenti in 6 gruppi. Che, allora, parliamoci chiaro, questo è anche modello precedente. Cioè non è che cambia chissà che cosa di no qualità, cioè è stato sempre bellissimo, anche detto anche da Gianni Verengo Gardin, che aveva detto probabilmente questo è uno dei diciamo migliori prodotti, perché lui è appassionato di 28 mm e quindi ha detto così, che ha avuto anche in effetti questa impressione di questa bellezza. Nonostante 28 mm, che è più o meno 60 gradi di angolo di campo, no? Cioè che normalmente ha una profondità di campo a un metro e mezzo di distanza, io faccio la fotografia, crea una tridimensionalità di sfocato, una bellezza pazzesca. Cioè,
fa capire che Leica, ad esempio Q2, no? Q2 monochrome, che hanno quella bellezza, cioè proprio la sensazione di bellezza, cioè si capisce che allora lì parliamo anche schema ottico completamente diverso, ma cioè, non è solo schema ottico che conta, no, coloro che progettano, cioè proprio perché quando progettano gli obiettivi hanno comunque un punto fisso di bellezza. Bellezza, sanno cosa vuol dire bella, cioè bella immagine cosa vuol dire, no? Che ce l'hanno questo in testa e quindi crea questa bellezza comunque, è un diciamo prodotto eccezionale e oltretutto questo esemplare praticamente nuovo e rarissimo, perché cioè io mi domando, ma perché ho comprato in Giappone? Potevo comprare questo, no? Cioè, ma comunque è arrivato un esemplare usato, ma praticamente nuovo. Buon Natale a tutti, grazie dell'attenzione.